Ciao Anime Rock, un saluto dal vostro Bruco e benvenuti a questa anteprima della seconda puntata di Nonostante tutto, la miniserie che abbiamo creato come SOS per promuovere i nostri nuovi brani. Siamo alla seconda puntata, quindi l'avete vista, vero, la prima puntata? Se non l'avete vista, nessun problema, potete seguire quello che è il link in sovraimpressione che apparirà qui sotto, è www.futuranetwork.net/sos e vedrete la lista di tutte le puntate. Non siete ancora iscritti al portale? Anche in questo caso nessun problema, perché c'è la possibilità di iscriversi anche in questo momento, sempre seguendo questo link, e l'iscrizione è molto semplice. Tra l'altro ho fatto anche un tutorial in cui spiego come è possibile iscriversi appunto sul portale di Futura Network. Abbiamo scelto Futura Network perché è un portale giovane, è un portale dinamico, davvero questi ragazzi sono eccezionali dal mio punto di vista e ci stanno supportando in maniera davvero incredibile. Abbiamo fatto appunto la scelta, chi ha seguito la prima anteprima, di non distribuire nuovi brani sulle piattaforme tradizionali e quindi abbiamo scelto appunto una piattaforma nuova, una piattaforma che possa essere un po' innovativa, come secondo noi è questo progetto di Nonostante tutto. L'ospite di questa puntata è un ospite che ha collaborato con gli SOS, è un ospite che ha scritto il testo di una canzone che direi che ci ha dato tante soddisfazioni. La canzone è Ancora Vivere ed è una canzone dedicata alla sicurezza sulle strade e in particolare all'utilizzo del cellulare quando si guida. Mi raccomando, state molto attenti perché questa è una delle tante cause, soprattutto di morti e di incidenti proprio in automobile. Quindi è davvero con grande piacere che direi di andare ad ascoltare il brano di Andrea Amati. Nella vita ci si sfiora e poi ci si lascia andare come noi, per poi incontrarci grandi. Ma che strano ritrovarti qui, camminando in questo lunedì, arrivato come tanti. E tra la gente un brivido sei tu. E avevi i giorni a perdere e fame come me, ed era incantevole guardarti vivere. Bruciava il sole e la follia di quella libertà. In fondo tu rimani mia, qualunque cosa ci accadrà. Dimmi tutto adesso, cosa fai? Hai deciso poi quello che vuoi, o aspetti come allora? Io da tempo vivo in armonia, ma la voglia di fuggire via non m'è passata ancora. E se ti guardo torna un po' di più. E avevi i giorni a tu.
E abbiamo appunto apprezzato ed ascoltato la canzone Giorni a perdere di Andrea Amati, che sarà nostro ospite in questa seconda puntata. Una seconda puntata che ha per titolo L'apparenza. L'apparenza come uno dei nostri nuovi brani. E sarà una puntata con anche altri ospiti, perché all'interno di questo pezzo, beh, ringrazio Alessandro e Pasquale, e lo scoprirete che sono stati anche loro ospiti in questo brano e all'interno di questa seconda puntata della miniserie Nonostante tutto. Tutte le canzoni che sono nuove e presentate all'interno di queste puntate, ma anche le canzoni che abbiamo eseguito live, saranno disponibili sul nostro sito, sovraimpressione qua sotto, www.brucosauce.com, nella sezione Merchandising Shop. Quindi potrete sostenere quello che è il nostro progetto nelle prossime settimane, e quindi saranno disponibili lì insieme a tutte le altre ricompense. Vi ricordo inoltre che il 30 di gennaio ci sarà questo evento, concerto, evento con ospiti, tante anche interviste, interazioni e interazioni anche con voi da casa che faremo per sostenere una causa benefica. La causa è quella di sostenere la Ca' dei Nonni, che è bruciata, una RSA, a gestione della cooperativa CSA di Mantova, che è bruciata, e quindi noi abbiamo previsto un biglietto per partecipare a questo evento e seguirci durante questa diretta, un biglietto di 3 euro, la cui maggior parte verrà devoluta appunto alla ricostruzione di questa Ca' dei Nonni. Ci siamo, tra poco appunto partirà questa seconda puntata e voglio ringraziare tutti quelli che stanno collaborando a questo splendido progetto. In particolar modo ringrazio i ragazzi di Music in Box, ringrazio le ragazze di Very Victory, ringrazio il MacWave Studios, Paolo Costola, ringrazio Max Gargentini e il Garage che sarà protagonista della terza puntata, ringrazio tutti gli ospiti, davvero sono molto contento di questo progetto. E soprattutto vi ringrazio per tutti i messaggi che ci state mandando in questi giorni, soprattutto dopo che è andata in onda la prima puntata. Noi ci crediamo molto, crediamo in un progetto che sia chiaramente, non vediamo l'ora di tornare a suonare dal vivo, però purtroppo abbiamo cercato di trovare un modo per potervi star vicino e poter farvi conoscere quelle che sono le nuove canzoni. E quindi direi di andare a scoprire questa seconda puntata. Il tema è il rapporto tra le parole e la musica. Viene prima la musica o le parole? Scopriamolo insieme all'interno della seconda puntata, L'apparenza di questa miniserie, nonostante tutto. Un saluto e un bacio, un abbraccio rock dal vostro Bruco.